Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il Bianco e Rosso TV Sport per presentarvi il match di Venezia. Grandissima l'attesa, beh, chiaro, quando una squadra è reduce da un 6-2 è chiaro che l'attesa è straordinaria. Bari primo in classifica, giochiamo sul campo del Venezia, l'altra squadra in copertina nell'ultimo turno di campionato per aver vinto 4-1 a Cagliari. L'hanno detto molti giocatori del Bari, andiamo a giocare contro una squadra che ha giocatori che hanno militato in squadre di Champions, quindi insomma hanno fatto capire che il coefficiente di difficoltà è molto alto e l'ho sottolineato poco fa, anzi ieri, anche Mignani, questa mattina Antenucci da noi in Buongiorno Bari. Allora, come ogni venerdì, tra poco ci colleghiamo con Antonio Di Gennaro che dovrebbe essere già pronto dalla sua stanza social. Ciao Antonio, ci sei? Ciao Enzo, sì, buongiorno a tutti. Ciao Antonio, questa volta devi accontentarti di Cristian Siciliani da lontano praticamente, no? Te lo vedi tu da remoto, noi invece Cristian ce l'ho in studio. Io Cristian per le ultimissime sul Bari, ciao Cristian. Ciao Enzo, ciao Antonio, buon pomeriggio a tutti. Vogliamo cominciare? Chi sono i convocati? Possibile formazione? Se ci può essere qualche dubbio? Possiamo andare subito con la probabile formazione del Bari. Chiaramente torna Pucino e lo vediamo nettamente favorito rispetto a Dorval. È vero che Dorval ha sfruttato l'occasione con il Brescia, ma al momento Pucino fornisce più garanzie rispetto a Dorval. Possiamo vederla anche in grafica la formazione del Bari. Nel ballottaggio da trequartista ci mettiamo Bellomo e non Ruben Botta, anche perché Bellomo è reduce dal ritorno al gol con la maglia del Bari. Soprattutto bisogna sfruttare anche il suo entusiasmo, il suo momento. 4-3-1-2, Caprile in porta, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci in difesa, Maita, Maiello, Folo, Ruscio a centrocampo, Bellomo alle spalle di Antenucci e Khedira. Dovesse essere questa la scelta, Pucino e non Dorval, sei d'accordo Antonio? Cioè è giusto, come dire, rispettare quelle che fino a questo momento sono state le gerarchie, anche perché la squadra è andata bene anche con Pucino, oppure avresti dato un'altra o daresti un'altra chance a Dorval? Che Pucino possa ritornare titolare perché il suo, diciamo, il ruolo che sta facendo anche lui molto bene, inizia l'azione, tatticamente è sempre molto attento nella fase difensiva, quindi copre di più. È normale che Dorval ha sfruttato alla grande, è giovane, è pronto, deve ancora imparare, quindi sarà sempre disponibile perché lui può giocare anche a destra e a sinistra, quindi non ci sono problemi. Però credo che Pucino, anche come esperienza, come, ripeto, come lui riesce a iniziare anche spesso l'azione, queste imbucate centrali quando magari il regista, in questo caso Maiello oppure Maita, sono marcati, lui come un po' il calcio moderno di adesso, i terzini iniziano l'azione, cominciano a giocare, lui c'ha un piede molto educato. Anche tu la sensazione che Bellomo verrà preferito ancora una volta a Botta? Penso di sì, perché ha fatto il gol, ha fatto una partita anche di tatticamente valida. Lo dico sempre, noi abbiamo un modulo molto offensivo e quindi ci devono essere gli equilibri, tutti si devono sacrificare per quelle che devono essere le fasi di non possesso palla. Lui l'ha fatto molto bene, oltre a fare un gran gol accompagnando e chiudendo l'azione sul secondo palo, e quindi anche fisicamente l'ho visto molto migliorato. E sai, cambiare tanti uomini per una squadra che ha vinto 6-2 in maniera così esaltante diventa difficile. Lui poi, Mignani, ha creato una competitività molto sana e questo credo sia la forza per adesso di questo gruppo, quindi però penso giocherà lui. Attendiamo intanto la lista ufficiale dei convocati del Bari, partito poco fa in direzione Venezia. Allora, io direi adesso di andarci a vedere cosa ha detto in conferenza stampa il tecnico dei biancorossi Michele Mignani. La conferenza stampa è stata fatta ieri perché oggi i tempi sarebbero stati molto ristretti, ma sentiamo cosa ha detto il tecnico del Bari, Mignani. Venezia è una squadra forte, Venezia è una squadra che lo scorso anno stava in Serie A. È una squadra che ha mantenuto giocatori che l'anno scorso facevano la Serie A, ha dei nazionali, è una squadra molto forte che io metto al pari di Cagliari e Genova come organico, ha dato non è partita benissimo ma si è ripresa, nell'ultima gara ha dato 4 gol al Cagliari, quindi significa che è una squadra che comincia a trovare una sua identità, una sua compattezza. E quindi per noi è una partita molto difficile. Io non vorrei che diventasse un pericolo l'entusiasmo
Per me, a me piace più parlare di entusiasmo piuttosto che di euforia, però l'entusiasmo, visto che le squadre sono composte da ragazzi giovani, è giusto che ci sia sempre, perché più entusiasmo c'è meglio lavori, però noi dobbiamo ragionare nello stesso modo in cui abbiamo ragionato quando siamo andati a giocare a Parma la prima di campionato. Mi viene voglia di nominare Mallamo, mi viene voglia di nominare Delrico, mi viene voglia di nominare Benedetti. Mi viene voglia di nominare quelli che in questo momento non stanno giocando, ma che sono in una condizione strepitosa e che sono convinto che se giocassero farebbero altrettanto bene di questi tre. Ho scelto questi tre all'inizio perché pensavo che potessero essere in quel momento, ma adesso sono in grossa difficoltà. Insomma, noi speriamo che questa difficoltà di Mignani duri più a lungo possibile, no? Perché come, si riferiva al centrocampo, immagino, no? Sì, Maita, Maiello e Foloruncio, insomma, credo che in B in questo momento sia il miglior centrocampo in assoluto. Secondo te, Cristian, chi potrebbe avere però spazio? Perché insomma, l'ultima partita con il Brescia ha lasciato delle tracce importanti, perché si è rivisto un Delrico con la testa sulle spalle, messo molto bene, abbiamo visto Salcedo entrare e far molto bene, Schindler entrare e far gol. Secondo te avremo una scia di quello che è accaduto col Brescia? Cioè questi che hanno fatto bene troveranno spazio in qualche modo anche a Venezia? Beh, secondo me sì, Enzo, perché poi i cinque cambi sono fondamentali nel corso della partita e ha tante armi da poter sfruttare Mignani, poi a seconda appunto di come la partita si metterà. Delrico in forma sicuramente verrà valutato anche come primissimo cambio per i ruoli offensivi di centrocampo. In attacco spazio lo avrà sempre Salcedo, perché questo è un calciatore forte e secondo me ci darà grandi soddisfazioni, però abbiamo visto anche Schindler, quindi se servirà anche più fisicità lì davanti, le opzioni di certo non mancano, toccherà poi a Mignani scegliere bene. Sinora non ha sbagliato scelte, questo bisogna dirlo. Tra poco ci proietteremo sul Venezia, cerchiamo di capire che avversario ci aspetta, però vorrei anticipare il tema chiedendo ad Antonio Di Gennaro se è d'accordo con Mignani, che dice Genoa, Cagliari e Venezia, cioè mette sullo stesso piano il Venezia rispetto a Genoa e Cagliari, almeno ipoteticamente per quel che riguarda l'organico, perché in questo momento il Cagliari non sta facendo bene mentre il Genoa è lì. Sei d'accordo? Sì, perché ha detto bene, c'è un organico importante, ha giocato in Serie A, che dovevano un po' ritornare e ributtarsi in un campionato diverso che è la Serie Cadetta, a Nazionali, ha giocatori che hanno fatto la Champions, c'è anche un certo Šerišev, che io mi ricordo che domenica scorsa ha fatto due gol, nazionale russo, che fece un mondiale 2018 dove io c'ero, in maniera impeccabile, quindi... E poi ora l'allenatore Javorčić, che insomma scuola Tudor, Juric, questi allenatori che badano molto sul fatto della condizione fisica, dei duelli individuali, aggressività, ma anche della qualità. Nelle ultime due partite, sia in casa che la vittoria col Cagliari, ha cambiato modulo, è ritornato al 3-5-2 o 3-4-2-1, che insomma era il suo modulo preferito, e i risultati sono visti. Quindi poi sappiamo come le squadre possono crescere, però va a incontrare un Bari che adesso... Insomma, ci temono giustamente, perché come dicevi tu abbiamo un centrocampo favoloso. Mignani ha detto che questi giocatori, i Benedetti, Mallami, Delrico, sono in grande condizione. Quello che dicevo prima, la competitività sana, ormai si è creato questo gruppo veramente già dall'anno scorso e quest'anno ancora di più, che cresce dal punto di vista della mentalità, della coesione, chi entra è sempre pronto, ha questa cattiveria, questa voglia di farsi vedere, questo è molto importante. Quindi tu hai detto un centrocampo tra i migliori in B, io me lo gioco con qualche Serie A. Insomma, come dire, la tua analisi è molto intrigante, insomma, pensare che i tre del Bari di centrocampo possano giocare anche in Serie A, o come pacchetto complessivo possa essere superiore a quello di una squadra di Serie A. Enzo, sì. Sai perché? Foloruncio è un giocatore che ti può saltare l'uomo, Maita lo stesso, Delrico lo stesso, Botta quando gioca può saltare l'uomo, cioè nel calcio moderno, ovviamente anche gli attaccanti ci metto, nel calcio moderno è fondamentale, no? Quando diventano i duelli individuali oppure questa capacità di saltare l'uomo, creare superiorità numerica, noi abbiamo tanti di queste situazioni, poi fanno gol, quindi guarda anche questa azione, vai a accompagnare con 4-5 giocatori,
quindi hanno, poi vabbè, c'è Gualino che insomma ci fa godere a me e Cristian in maniera proprio così. Allora facciamo così, andiamo in... Enzo, nessuna sorpresa sì tra i convocati del Bari. Fuori restano Bosisio, Gigliotti e Galano, quindi sono i calciatori che al momento sono un po' indietro, rispetto alle gerarchie di Mignani. Allora andiamo in pausa pubblicitaria, tra poco ci proietteremo sul Venezia, ma vi daremo anche altre notizie. Vi ricordo anche l'angolo della storia del club biancorosso, oggi dedicata ad un grande del Bari, ad un grande ex calciatore del Bari, Tommaso Maestrelli, perché proprio oggi la famiglia è stata ricevuta in Campidoglio perché 100 anni fa nasceva questo gentleman del calcio. A tra poco. Does it want to be like children? Are really easy to recognize? They simply want to stay forever connected. They simply want to stay forever connected. Prepararsi ogni giorno per un nuovo viaggio. Mettere ogni cosa al proprio posto, in modo che tutto abbia un ordine. Farsi carico di un impegno che va oltre l'ordinario e seguire la strada. Conserva, trasporti e logistica, in mani sicure. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su basmiccolis.it. Farmacia Cavallo, vasta scelta di prodotti dermocosmetici dei più importanti brand come Filorga, Miamo, Caudalie, Aven, Relasil, Somatoline Cosmetic, Galderma, Lierac, Roger Gallet, integratori alimentari per ogni esigenza, Named, Food Spring, Enerzona, Enervit, Gymline. In Viale Papa Pio XII, 48 barra via Bari, Farmacia Cavallo è dotata di attrezzature di ultima generazione per tampone rapido, ECG, holter cardiaco e pressorio, profilo lipidico. Farmacia Cavallo, al servizio del cittadino. Farmaciacavallobari.it. Abbiamo progettato un SUV di livello superiore. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Suzuki. Solo da Car Service Bari. Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari. Nel cuore di Bari. Bentornato shopping! Accumula punti sui tuoi acquisti a City Moda e ricevi fino al 20% in gift card sulle nuove collezioni autunno-inverno. City Moda è presente a Bari Via Melo, Bari Max, Bari Santa Caterina, Matera, Modugno e Potenza. Cristian Antonio, un tifoso si è divertito a fare il Bari B e ha detto anche questa squadra non è male. Il Bari B sarebbe Frattali in porta, Dorval e Mazzotta laterali, Terranova, Gigliotti centrali difensivi, Benedetti, Mallamo ed Enrico al centrocampo e Botta alle spalle di Schindler e Salcedo. Questa, ti piace questa squadra, Antonio? Potrebbe essere competitiva in Serie B una squadra del genere? Si gioca ai playoff. Si gioca ai playoff addirittura in Serie B? Non starei mica esagerando. Guarda uno per uno. Infatti. Guarda uno per uno. Beh, hai dato la risposta. Però la dice tutta, no, sulla poi bontà dell'organico del Bari, sul Bari costruito poi da Ciro Polito, perché ci sono alternative in ogni ruolo. Anche perché ecco questa foto che ci ha girato Domenico Bari, la squadra che parte alla volta di Venezia. Questa è la squadra che si imbarca per Venezia, è un diretto, questa trasferta è un po' più tranquilla delle altre, no Cristian, anche per te Digge, no? Sì, noi forse partiremo domattina alle 6:55, abbiamo il volo diretto, sì, speriamo, no, Antonio, speriamo sia tranquilla. Perché dici forse, Digge, che cosa è troppo presto? Alle 5:40, appuntamento alle 5:40. Non mi sembra male, diciamo. Così. Intanto no, bello, siamo in buona compagnia, siamo in buona compagnia perché ci ha raggiunti via WhatsApp il collega Giuseppe Malaguti di Tutto Venezia Sport, che saluto. Ciao Giuseppe. L'audio, Giuseppe, non sentiamo la tua voce, se attivi l'audio forse risolviamo il problema. Nel frattempo, Cristian, hai abbozzato anche
la formazione del Venezia, insomma, ti fai fatti gli altri anche, no? Cerchiamo di capire che formazione potrebbe essere, vediamola insieme con l'aiuto della grafica, la probabile formazione del Venezia di Javorčić. Facciamo i debiti scongiuri, ma Javorčić è l'ultimo tecnico che può dire ho vinto contro il Bari, no? Vero, sì, con il Sudtirolo proprio nel finale della passata stagione. La vediamo in grafica, noi abbiamo schierato il Venezia con il 3-5-2 con Joronen in porta, Wisniewski, Modolo e Ceccaroni in difesa, Zampano, Busio, Andersen, Cuisance e Apps a centrocampo, poi la coppia d'attacco formata da Poyanpalo e Novakovic. Tre convocati. Non la vedo tranquillissima la radiocronaca di domani. Non sarà semplicissima, sì, tanti giocatori stranieri non facili da pronunciare. Convocato anche l'ex Bari Luca Cepitelli, ultimo acquisto del Venezia, quindi chiederei collega di Venezia quanto ci abbiamo preso, soprattutto se magari dal primo minuto si potrebbe vedere anche il russo Sheryshev, che ha segnato due gol al Cagliari ed è stato di fatto il colpo di mercato, di fine mercato del Venezia. Questa è giocata a livelli importanti, perché sì, è un nome che sentivo Real a metà Madrid, settimana sulla Coppa, infatti. Giocatore assolutamente, assolutamente importante. Vediamo se abbiamo sempre collegato con noi Giuseppe Malaguti. Ci sei, Giuseppe? Ancora qualche istante? Giuseppe non c'è, aspettiamo qualche istante. Poi alla peggio proveremo a recuperarlo al telefono. Al limite al telefono, se non riusciamo a sentire la voce via WhatsApp. Allora facciamo così, mentre cerchiamo di recuperare, c'è una dichiarazione di Javorčić in conferenza stampa. Del Bari ha detto: merita la posizione che ha, il binomio direttore sportivo e allenatore si trasferisce alla squadra, per noi sarà un bel test, benvengano queste sfide che danno tanto perché creano un vissuto, Bari forte nel complesso, sarà bello affrontarli in questo momento storico. E allora, in attesa di ripristinare il collegamento con Giuseppe Malaguti da Venezia, sentiamo cosa ci ha detto invece questa mattina Mirko Antenucci, ospite dell'angolo biancorosso all'interno di Buongiorno Bari, sentiamo. Secondo me Bari, per riuscire a portare dei risultati a casa, doveva far sì che squadra e città, tifosi, fosse una sola cosa. E io penso in questo annetto e poco più ci siamo riusciti, dobbiamo continuare così. Sì, sicuramente mi ha emozionato, lo dico sinceramente, perché comunque in quei momenti là ti passano anche davanti, sai, un po' di momenti difficili, un po' di momenti in cui non hai la forza di arrivare ad un risultato che volevi arrivasse prima, però poi non è successo, quindi passano dei momenti difficili, però poi vedi con un applauso così, con una standing ovation così, insomma, ancora più gratificante, perché penso che la città di Bari e i tifosi hanno capito quanto io ci tenessi a questo progetto e quanto ci tengo ancora. Ma coefficiente molto alto di difficoltà questa, secondo me, forse la più, secondo me, stare da inizio stagione, allenatore forte che abbiamo incontrato l'anno scorso qui con il Sudtirol, tanti giocatori forti, non ha fatto benissimo come punta inizio campionato e come valore di della rosa, secondo me non ha i punti che merita, però è una squadra che dobbiamo stare molto attenti, forte, fisica, però noi rispetto per tutti ovviamente, però andremo lì a giocarci la nostra gara. Ed era Mirko Antenucci, abbiamo ripristinato il collegamento seppur solo telefonico con Giuseppe Malaguti da Venezia, tutto Venezia Sport. Giuseppe, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, tanto grazie dell'invito. No, grazie a te per la disponibilità. Ti saluto anche Antonio Di Gennaro, che è collegato con noi via ciao. Skype. Ciao. Senti, siccome Antonio è godereccio, digli cosa può fare domani a Venezia, un paio di cosette da fare prima della partita, dove andare a fare colazione, che consigli possiamo dare ad Antonio, dai? Beh, a Venezia c'è l'imbarazzo della scelta, consiglierei sempre di andare a Piazza San Marco, che c'è un bel giro di locali, quindi direi Piazza San Marco prima della partita, la partita alle 14 c'è il tempo, anche a piedi 20 minuti sei allo stadio dopo, a Piazza San Marco. Piazza, 20 minuti, buona sapersi Antonio, insomma, vabbè Antonio. Ma noi arriviamo alle 9, Voi arrivate alle 9? Perché voi, una colazione in Piazza Marco alle 8, dai. Ok.
non consumate tutto il budget con la colazione, perché la colazione a Piazza San Marco costa, il budget è abbastanza caro. Quanto costa una colazione discreta a Piazza San Marco? Guarda, adesso è un po' che non vado più a fare non lo so, tanto comunque. Tanto. Veniamo al calcio invece. Prima Cristian Siciliani ha abbozzato, non so se ha avuto modo di sentire la formazione del Venezia, hai sentito o no? Sì, parzialmente ho sentito, parlavate di un 3-5-2, giusto? Sì. Ok, sì, allora ti dico, il Venezia avrà fuori sicuramente Sergio Igoi e Connolly, diciamo, dei giocatori papabili come titolari, e Ulma che comunque fa parte delle riserve. Diciamo Sergio Igoi è l'unico assente di titolare, per il resto è un 3-5-2 confermato, secondo me, dall'8-8 dopo l'ottima prova di Cagliari, con il porta Ierone, difesa sicuramente Ceccaroni, Modulo, e l'altro sarà lui aveva messo Wisniewski, polacco, i due quinti saranno a destra Zampano, a sinistra Apps, e Busio e Andersen, i due diciamo mediani, con Quicksand che farà un po' il trequartista in fase di, diciamo, l'attacco, in fase di non possesso si abbassa a fare la mezzala sinistra, e davanti Javorci ci ha trovato questa grande intesa con i due, diciamo così, attaccanti di peso, Novakovic e poi Ampalo, che si stanno trovando molto bene, quindi saranno loro titolari. Cepitelli, come dicevate, è appena arrivato, sarà in panchina, e quindi insomma Venezia in questo momento a livello, diciamo, di morale e di forma sta bene, perché dopo quella bella vittoria di Cagliari, insomma, quindi c'è una bella atmosfera, all'improvviso è girata l'atmosfera, diciamo così. Ma credi che la partita di Cagliari possa essere quella della svolta, o aspetteresti prima di dire il Venezia è pronto adesso a recitare da protagonista? Perché l'inizio di campionato era stato così, non eccellente. No. Allora, sicuramente può essere una svolta, perché sai, vincere a Cagliari contro una delle grandi favorite in quel modo, peraltro con un giocatore come Scherzer, perché anche domani sarà in panchina secondo me, perché non hai 90 minuti delle gambe, uscire dalla panchina, insomma, in quel modo la partita è un blast, sicuramente potrebbe essere una svolta, però aspetta, meglio di me, la Serie B è talmente di livello, ha talmente tante squadre forti, nessuno si aspettava per esempio la Regina al di là dell'ultima sconfitta davanti, no? Certo. Oppure Venezia così indietro, lo stesso Cagliari indietro, e quindi potrei dire sì, è una svolta, però la Serie B è questa, è sempre tutto bonito. Siamo in una fase ancora di assestamento del campionato. Antonio, vuoi fare una domanda al collega di Venezia, Antonio Di Gennaro? Sì, no, mi chiedo di un giocatore, Busio, che già l'anno scorso, un 2002 questo, davanti alla difesa con Paolo Zanetti, il vecchio allenatore, e c'è stata una crescita, oppure insomma è rimasto come l'anno scorso, nel senso, insomma, ha patito un po' la retrocessione, però credo sia un elemento molto interessante in prospettiva. Allora, sulla qualità non si discute del ragazzo, tenendo conto, come dicevi tu, giustamente un 2002. Sicuramente ha avuto qualche problema, il fatto anche della retrocessione secondo me è un po' l'ha sentita, è partito un po' lento perché di fatto faceva il playmaker nel 4-3-3 di Italia di Javorcic, e davanti alla difesa secondo me lui soffre un po', un mister ha cambiato ruolo, questo 3-5-2 secondo me calza meglio anche per lui, perché di fatto non fa più il playmaker vero e proprio, che poi questo 3-5-2 non è altro che un 3-4-1-2, quindi di fatto Javorcic ha due mediani davanti alla difesa. E a Cagliari ha fatto una discreta partita, non è ancora il Busio che abbiamo visto diciamo in Serie A per un periodo, però ripeto, è un 2002, quindi bisogna dare un attimo di tempo. Posso fartene un'altra? Vai. Certo. Javorcic, insomma, scuola Tudor, Juric, no? Diceva all'inizio, ancora tu non c'eri, ma ha riproposto, perché l'anno scorso sul Tirolo giocavano proprio così, poi a Bari fece una figura molto molto bella. Ma questa capacità ancora di giocare con grande intensità, uomo contro uomo, andare a prenderli alti, oppure magari ha capito che in Serie B c'è un gioco magari un pochino diverso? No, non prende uomo contro uomo, né come fa le Juric, né che fa come Gasperini, non fa quel tipo di, almeno qui a Venezia non l'ha mai fatto. È vero quello che dice, l'anno scorso non faceva, peraltro l'anno scorso faceva sempre 4-3-3 e qualche volta 4-3-1-2 con Casillaghi tra le punte. E su Pioli ha fatto 9 gol l'anno scorso, lo sapete meglio di me, quindi è stato uno della flessione di gioco, della intensità e la solidità difensiva. Lui è stato molto intelligente, perché ha preso quel 4-3-3, il Venezia ha fatto una campagna anche acquisti per fare un 4-3-3, io non sei un esterno sinistro, Pierini un esterno di attacco destro, lo stesso Schenchev in Liga Spagnola ha sempre giocato largo a sinistra,
poi si è reso conto nell'andare del tempo che questo modulo non funzionava, un po' per quel discorso di buio che facevo, un po' perché è entrato Marco Modolo, che è un leader della squadra e quindi ha giocato con tre centrali, un po' perché ha visto che Novakovic e poi Ampalo sono due punte, si sposano bene, si trovano benissimo, e quindi ha cambiato questo 3-5-2, questo 4-3, questo 3-3, un 3-5-2 in più, affrontando al meglio i quinti, perché Zampano a 4 fa fatica, così come Aust. Da quinti si Aust a sinistra, che Zampano a destra funziona molto bene. Quindi è stato molto intelligente, sono quegli allenatori che quando si accorgono che il modulo non funziona cambiano anche in corsa, e non è da tutti. Infatti questa elasticità, diciamo, fa onore a Javor Cicic. Io devo salutare il nostro collega. Il tempo è buono a Venezia perché verranno molti baresi. Sì, buono? È caldissimo, va bene, va bene. Sembra la primavera inoltrata. Grazie per la disponibilità a Giuseppe Malaguti, giornalista di Tutto Venezia Sport. Grazie anche ad Antonio Di Gennaro, buon viaggio a per domani. E vi sentiamo domani, te Cristian, in Radio Cronaca esclusiva Radio Bari, sulla app di Radio Bari. La partita inizia alle 14, ma voi sarete anche collegati un po' prima per il 91esimo minuto, ciao, insomma, e poi tutto il resto. Ciao DJ, ciao. Andiamo in pausa pubblicitaria, anzi prima che me ne dimentichi, abbiamo un altro appuntamento col calcio in questo fine settimana, perché in differita domenica alle ore 12 vi trasmetteremo in esclusiva l'incontro del campionato primavera tra Bari e Foggia, quindi a mezzogiorno di domenica vedrete anche i ragazzi biancorossi. Pausa pubblicitaria e poi l'angolo della storia con Gianni Antonucci. Gusto autentico, solo da assassinare, a casa tua prepara e bruciacchia gli spaghetti all'assassina, in padella, in soli 6 minuti. Cucinarli è semplice e facilissimo con la nostra Assassina Box. Ti occorrerà solamente una padella antiaderente, dell'olio extravergine di oliva e una pinza per girare gli spaghetti. Visita il nostro sito internet spaghettiassassina.it. Fac Fashion Store e abbigliamento uomo, donna e bambino. Nuove collezioni outlet per cavalcare sempre la tendenza e anticipare le mode. Marchi all'avanguardia e prezzi super competitivi. Fac Fashion Store e a Bari, Polignano, Monopoli e Rosa Marina. Prepararsi ogni giorno per un nuovo viaggio. Mettere ogni cosa al proprio posto, in modo che tutto abbia un ordine. Farsi carico di un impegno che va oltre l'ordinario e seguire la strada. Conserva, trasporti e logistica in mani sicure. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su basmiccolis.it. Bentornato shopping! Accumula punti sui tuoi acquisti a City Moda e ricevi fino al 20% in gift card sulle nuove collezioni autunno-inverno. City Moda è presente a Bari Via Melo, Bari Max, Bari Santa Caterina, Matera, Modugno e Potenza. Ci crediamo alla tecnologia per tutti? Yes, we can! Con Volkswagen la tecnologia è davvero per tutti. A settembre con T-Cross il Tech Pack è incluso nel prezzo. Volkswagen, yes we tech. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. Rieccoci insieme, terza e ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport. Tra poco ci colleghiamo con il professor Gianni Antonucci, ma oggi dobbiamo ricordare un grandissimo personaggio della storia del Bari, ma in assoluto della storia del calcio italiano, perché oggi parleremo di Tommaso Maestrelli. Proprio questa mattina è stato ricordato con una cerimonia in Campidoglio, perché oggi ricorrono i 100 anni dalla nascita di Tommaso Maestrelli. Chiedo alla regia se possiamo collegarci con Gianni Antonucci e con Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso. Ci siete? Io sì. Ciao Massimo, grazie per essere qui con noi.
Tra poco vi mostriamo anche delle immagini tratte da un servizio di Città Celeste, che è un sito evidentemente orientato sulla Lazio, ma sono le immagini della cerimonia di questa mattina. Beh, è una cerimonia di poco fa, ti chiedo insomma cos'hai pensato, che emozioni hai provato insomma nel ricordare la figura straordinaria di tuo padre. Beh, una cosa meravigliosa, a parte che Bari era rappresentata perché c'era Antonello Valentini, quindi che barese doc, che poi si è realizzato a Roma nella vita, nella professione, però il barese è stato un insieme di emozioni grandi, perché comunque c'erano calciatori di varie epoche, da Martini e Giordano a Gianni Chiesa, Pancaro, a Gregucci, cioè tutta la Lazio che è stata importante nella storia era presente lì, oltre al presidente Rutito che ha presenziato tutto l'incontro. È stata una cosa molto molto bella. Molto bella, meritata per un personaggio che, ripeto, apprezzato in modo unanime. È difficile trovare un personaggio che sia stato apprezzato così in maniera unanime un po' dappertutto. Insomma, nei giorni scorsi abbiamo ricordato la scomparsa di Bruno Bolchi e sì. Totò Lopez, che è stato un giocatore anche di tuo padre, ha detto: nella mia carriera io ho trovato due allenatori signori, uno è Bruno Bolchi, l'altro era Tommaso Maestrelli. Gian Antonucci è collegato con noi via Skype. Ciao Gianni, buon pomeriggio. Ciao, grazie a te. Vi ringrazio Telebari per aver fatto questo ricordo eccezionale. Io conservo addirittura il giornale del giorno della sua partita. Guardala qua. Eccolo qua. Che cos'è? È morto un uomo coraggioso. Un uomo coraggioso. Questo è il Corriere dello Sport del 76. Tommaso Maestrelli era come un fratello grande per me, tanto è vero che è venuto pure Giulio Cesare alla scuola, la sorella veniva con me in classe e siamo stati veramente dei fratelli cugini quasi. E quando fu ceduto all'Inter insieme con Toto Donati, che è pure del 22 e fa anche lui, ha fatto i 100 anni, Maestrelli e Toto Donati furono girati alla Roma, che prese Amadei per centravanti dell'Inter, cioè Ambrosiana Inter. Questa è la verità. Comunque tieni presente che, come ho fatto vedere la fotografia e quindi l'originale di quel giornale del 1976, così ti dico che Maestrelli è stato non un uomo coraggioso, ma un uomo che ne ha subite tante ed è uscito sempre vittorioso. Sei d'accordo con la descrizione di Gianni Antonucci? Meglio di così, meglio di lui. Lui l'ha conosciuto, l'ha vissuto, l'ha condiviso. Grazie Massimo di essere venuto. Non ci può essere testimonianza più vera di questa. Peraltro tu sei sposato con la figlia di Materazzi, se non ricordo male. No, Maurizio era sposato con la figlia di Materazzi. Ah, e è tuo fratello, no, che purtroppo non c'è più, infatti. No. Tuo fratello non c'è più, però insomma è bello insomma come si siano intrecciate anche le vite, le famiglie. Beppe è stato un grande allenatore del Bari, il Bari di Prozzi, il Bari del Trenino, il Bari di Lavalieri, il Bari di Matarnese, voglio dire, è stata una bella squadra quella. Un grandissimo io allenatore. Ancora adesso faccio il tifo del Bari, cioè è anche una casualità che oggi Bari e Regina, che sono le due città che l'hanno lanciato, sono tra le prime due società, squadre che stanno nel campionato di Serie B. Ma tu passi qualche volta da Bari, Massimo? Vieni qualche volta io a Bari? Io sempre, ho casa Rosa Marina ancora, e il mio desiderio è quello di quando i ragazzi saranno indipendenti, è quello di venire a vivere a Bari, perché Bari è una città meravigliosa. Tuo padre, quando parlava del Bari, cosa diceva? Perché tuo padre è chiaro che è passato alla storia per uno scudetto alla Lazio, però a Bari ha fatto cose importanti. Cosa diceva di Bari? Qualcosa che ti ha colpito, che ricordi? Era affettuosa, poi lui piaceva il mare, poi piaceva il profumo del mare, piaceva fare passeggiare sul lungomare, si fermava a parlare con la gente, è una città misura d'uomo, a parte che Bari era già bella, ma è diventata bellissima adesso con le strutturazioni di Bari Vecchia, cioè è una meraviglia. Però Babbo era stato adottato da Bari perché era pisano, però poi aveva conosciuto mamma a Bari e si era innamorato di Bari. Cioè, per lui, tant'è vero che comprammo casa a Rosa Marina e non comprammo casa in Toscana, potevamo comprare casa al mare in Toscana, lui lo comprava a Rosa Marina, era la sua tana, era Bari.
Bello, bello, bello. Allora Gianni, apriamo una parentesi perché mi sembra di vedere anche chi è Pietrangeli, c'era oggi il tennista, sì, Nicola Pietrangeli in prima linea, sì, ho visto, l'ho visto. Dicevo, Gianni, ricordiamo però che c'è anche la partita Venezia-Bari, tu hai preparato un po' di precedenti di questa sfida tra Venezia e Bari. La sfida fra Venezia e Bari, i giornali hanno sempre detto, quando siamo andati a Venezia, il Bari ha una trappola pronta per Venezia. Effettivamente è stato sempre così, ne abbiamo avute di tutti. Tieni presente, abbiamo giocato 24 volte. Oggi abbiamo i cannonieri del Bari che, come vedi, sono abbastanza numerosi. C'è ancora Mirko Antonucci che potrebbe raggiungere il buon Voros a 54, sì. Anche se noi, compreso l'amico carissimo esattamente Michele Carofiglio, ha incluso anche il gol di Antonucci nelle playoff, mentre in effetti io non lo porto, per cui sono 53 i gol di Mirko contro il 54 di Voros. Speriamo che domani possiamo raggiungere il vecchio e caro Voros. Andiamo avanti. I cannonieri del Bari, del resto. Abbiamo visto, andiamo avanti, andiamo invece a Bari-Venezia. Il secondo è Voros, il terzo ormai. Sì, sì, l'abbiamo detto questo. Andiamo avanti, non perdiamo tempo con i cannonieri, andiamo avanti con il Venezia-Bari perché abbiamo i precedenti della partita. Sì, possiamo mostrare. I precedenti sono 24, 13 vittorie del Venezia, 4 vittorie del Bari. E poi ci sono i pareggi. Poi tieni presente che ci sono anche degli spareggi tra Bari e Venezia nel 43, durante il periodo, anzi ti faccio una confidenza, sì. Quando andammo a giocare a Modena e facemmo 1-1 la prima partita di spareggio, il treno che viaggiava il Bari fu mitragliato da alcuni aerei della RAF inglese, sì. E fu un terrore terribile. Andammo e pareggiamo 1-1 quella partita. Va bene, sì. Ok, va bene. Questo è il quadretto rischiato a Venezia-Bari, noi siamo quasi addirittura d'arrivo. Io vorrei salutare Massimo Mestrelli e ti ringrazio davvero per essere stato con noi. È stato un bellissimo momento di ricordo per un grande della storia del calcio barese e italiano, Tommaso Mestrelli. Un abbraccio Massimo, grazie. Io Bari nel cuore sempre. Beh, mi piace che tu lo dica in questo modo, insomma, non te l'avevamo chiesto, l'hai detto tu da solo e vale doppio. Grazie a Massimo Mestrelli. Grazie anche al professor Gianni Antonucci. Ciao Gianni e alla prossima. Ciao. Festeggeremo, ricorderemo ancora Mestrelli prima di Natale. Va bene. Un minutino Christian per proprio qualche notizia dell'ultimo oro, cosa possiamo dire? Sì, dato biglietti, sono 1500 i tifosi biancorossi al Penso, poco più di 3000 quelli del Venezia, in uno stadio che ne può contenere 11.000, di fatto giocheremo in casa anche a Venezia. E poi c'è un altro dato rispetto a Javorcic, indigesto per il Bari, c'è un altro precedente, nel 2014 Brescia 2, Bari 1. Per il Brescia segnò Di Cesare, il nostro attuale capitano, pareggio di Caputo e poi segnò il gol vittoria all'ex Sodigna. Quindi Sodigna. Quindi Javorcic un po' indigesto, speriamo che domani si possa invertire il trend. Mi hai dato un'idea, un giorno mi piacerebbe avere come ospite via Skype Sodigna, sì, un giocatore clamoroso dalla storia del Bari. Grazie a Cristian Siciliani che ritroverete domani per la Radio Cronaca in esclusiva su Radio Bari 88.8 ma anche sull'app di Radio Bari. Grazie a tutti voi per essere stati in visione all'ascolto e buon fine settimana naturalmente. Forza Bari, ciao!